ragazzi della polizia in Villa Comunale, arrestato maniaco. Dibattito su Bagnoli, consensi per l'ipotesi cambio urbanistico. Napoli, figuraccia sul web, un custode di Palazzo Reale fotografato mentre dorme. Calcio, Super Higuain, salve Napoli, ma a Bilbao occorrerà l'impresa. Calciomercato, De Guzman approda in città, ma fa crack la caviglia di Fellaini. Buonasera e ben ritrovati. TG Luna si apre come di consueto con la cronaca, come avete sentito e visto dai titoli di testa. Si intratteneva in Villa Comunale per spiare i bambini e commettere atti osceni. È stato sorpreso dalla polizia. Il servizio di apertura. Importunava i bambini in Villa Comunale, ma la polizia lo teneva d'occhio ed è stato così catturato nei pressi delle giostrine nel Polmone Verde di Napoli. Ad arrestarlo gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando. Si tratta di un uomo di 48 anni, residente nel quartiere Pianura, accusato di atti osceni in luogo pubblico. I poliziotti, che erano sulle sue tracce da qualche giorno a seguito di alcune segnalazioni che indicavano in maniaco all'interno della Villa Comunale e appunto nei pressi dell'area giochi per bambini, sono riusciti a bloccarlo alla riviera di Chiaia nel pomeriggio di ieri. L'uomo, infatti, poco prima dell'arrivo della polizia, si stava toccando nei pressi di uno chalet in presenza di due bambine di 10 anni. Tempestivo l'allarme alla polizia e il conseguente intervento degli agenti, che hanno bloccato l'uomo dopo un inseguimento perché si era dato alla fuga alla vista degli agenti. GT, queste le iniziali del 48enne che vanta precedenti specifici, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. E un altro maniaco, è proprio la giornata, è stato arrestato a Salerno dalla polizia. L'uomo, un 45enne, si esibiva in giardino oppure montava sul tetto della propria casa per farsi vedere da una vicina e dalla figlia di questa mentre si denudava e si masturbava. Ha precedenti per stalking nei confronti della sua ex fidanzata. I carabinieri scoprono all'Icola una piantagione di cannabis. Un arresto. Pozzuoli coltivava piante di canapa indiana nell'orto di casa, ma è finito in manette. I carabinieri della stazione di Licola, insieme al personale del Corpo Forestale dello Stato, hanno arrestato per coltivazione illecita di cannabis indica Domenico Angelini, 45 anni, residente a Giuliano in Campania, in via Pisacane e già noto alle forze dell'ordine. I militari, durante un servizio di contrasto alla coltivazione e spaccio di stupefacenti, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, rinvenendo in un appezzamento terreno di pertinenza dell'appartamento 24 piante di cannabis indica dell'altezza variabile tra i 2 e i 3 metri e per un peso complessivo di 198 kg. L'arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Poggio Reale. Armato di coltello aveva minacciato la madre e la sorella conviventi che si erano rifiutati di dargli del denaro. Arrestato a Torre del Greco un 35enne che da tempo maltrattava i familiari. Dopo l'eliminazione della COSAP sui ponteggi, l'Ordine degli Ingegneri di Napoli apre un confronto con il Comune sulla manutenzione edilizia in città. Manutenzione edilizia a Napoli. Tra le novità del nuovo regolamento COSAP approvato alla Giunta dei Magistris c'è l'eliminazione della tassa per i ponteggi necessari per i lavori in sicurezza dei palazzi. Soddisfatto il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, Luigi Vinci, è stata accolta, ricorda, la nostra proposta di azzerare la COSAP, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, con le necessarie impalcature, ma ora occorrono altre misure di sostegno e su questo fronte incalzeremo l'amministrazione nei prossimi giorni. A fine luglio si era aperto il tavolo di confronto sulla manutenzione con l'assessore all'urbanistica Carmine Episcopo. Adesso, spiegano all'ordine, si tratta di individuare misure per il monitoraggio degli edifici, per finanziare gli interventi di manutenzione e quindi per creare nuove opportunità di lavoro per tecnici e costruttori. Obiettivo: evitare nuovi incidenti mortali come quello verificatosi alla Galleria Umberto all'inizio di luglio, in cui è rimasto vittima il 14enne Salvatore Giordano. L'ordine
suggerisce di elaborare schede di sopralluogo standardizzate per la valutazione del livello di rischio da compilare a vista per la pubblica e privata sicurezza. La proposta, già presentata al Comune, inoltre prevede di destinare giovani professionisti, anche facendo ricorso a stage o borse di studio, agli uffici tecnici comunali, dopo un rapido percorso formativo a cura dell'ordine stesso. I tecnici così reclutati e formati potrebbero procedere al censimento e alla mappa del rischio di tutto il patrimonio edilizio con la compilazione delle schede. La mappatura del rischio sarebbe così lo strumento attraverso il quale l'amministrazione può sollecitare i proprietari degli immobili a intervenire sulla manutenzione laddove è necessario. Quanto al problema delle risorse finanziarie, l'ordine promuove l'apertura di un tavolo di confronto con l'Associazione Bancaria Italiana e con la Regione per istituire un fondo di garanzia che consenta l'accesso al credito da parte dei condomini e quindi l'effettuazione dei lavori di manutenzione necessaria. Una ruota di ciclomotore prestata e non restituita e scatta la rissa, è accaduto a Volla. Incensurati, quasi tutti ventenni, si sono colpiti anche con dei bastoni, 5 le persone coinvolte, tutte arrestate dai carabinieri e tutte rimaste ferite. Dopo l'apertura di De Magistris per un eventuale cambio di destinazione dell'area ex Italsider, si apre un nuovo dibattito su Bagnoli. Nonostante l'estate, Bagnoli torna al centro del dibattito sul futuro della città, anche in conseguenza della recente visita del Premier Renzi con le firme per la ricostruzione di Città della Scienza e il completamento della bonifica. Il sindaco De Magistris, in un'intervista al Mattino, ha riconosciuto l'impegno di governo, ma ha anche clamorosamente ipotizzato un cambio urbanistico dell'area. Così Venanzio Carpentieri, segretario provinciale del PD, dichiara che nel suo partito nessuno si scandalizzerebbe se si decidesse, per esempio, di lasciare la Colmata al suo posto e, come avanzato anche da Andrea Cozzolino, farne la seconda villa comunale della città. Dalla Regione interviene l'assessore all'istruzione Miraglia, che chiede di continuare con la collaborazione istituzionale con il Governo e con il Comune di Napoli. Per gli imprenditori, Ambrogio Prezioso, presidente degli industriali, bisogna decidere che fare dell'acciaieria, dove mettere il porto e riaffrontare il tema della colmata. Sul fronte dei sindacati, l'UIL, con il segretario generale Anna Rea, approva l'apertura del sindaco e chiede la convocazione dei rappresentanti lavoratori. Ci auguriamo, afferma da parte sua Lina Lucci della CISL, che il sindaco abbia i numeri per varare in Consiglio Comunale una modifica strutturale al piano regolatore per Bagnoli e soprattutto che in fase attuativa non si commettano gli stessi errori del passato, proponendo lottizzazioni talmente grandi da escludere gli imprenditori locali. Era in un lido balneare di Cello, le province di Caserta, il latitante Francesco Ferro, ritenuto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, ed è lì che è stato arrestato dai carabinieri di Sessa Aurunca. Ed è il momento di fischi applausi, vediamo chi si è contraddistinto in negativo e in positivo oggi 20 agosto. Fischi per Giovanni Romano, assessore regionale all'ambiente. Un'alga tossica ha fatto scattare il divieto di pesca nel mare della Gaiola. Sarebbe anche colpa della mancata depurazione delle acque, secondo Legambiente, che chiede a Palazzo Santa Lucia di investire sui servizi idrici. Applausi per Raffaele Del Giudice, presidente della SIA, pugno duro dell'azienda di Gino Urbana contro fanulloni e assenteisti. Aumentati del 30% i provvedimenti disciplinari e maggiori controlli e i giudici giudicano legittimi i licenziamenti dei lavoratori infedeli. Era nato a Benevento il capitano Paolo Piero Francese, 35 anni, uno dei 4 piloti dei 2 Tornado precipitati ieri nei pressi di Ascoli Piceno. La famiglia è residente a Nola, dove il sindaco ha annunciato il lutto cittadino. Un famoso blogger americano ha postato una foto in cui si vede un custode degli appartamenti del Palazzo Reale di Napoli dormire nella grossa ed è polemica.
Scott Schumann è un famoso fashion blogger che riesce a vivere e lavorare viaggiando e postando sul web i suoi scatti fotografici. È suo il famoso blog The Sartorialist e così ha visitato anche Napoli. Ebbene, ora sul web impazza la foto di un custode del Palazzo Reale che dorme in orario di servizio. Scott ha pubblicato su Instagram la foto dell'addetto alla sicurezza che è russa, veramente russa, su una sedia. Dormiva piuttosto rumorosamente, spiega infatti il blogger americano, ma non ho rubato nulla perché ho già un giotto appeso sul caminetto. Scott si riferisce genericamente a un museo napoletano, ma è chiaro dall'immagine che il luogo incriminato è il Palazzo Reale. Un luogo, dichiarano Francesco Emilio Borrelli dei Verdi e Gianni Simioli della Radiazza, noto alle cronache ormai soprattutto per il livello di trascuratezza e per il degrado che a nostro avviso lo caratterizza da anni. Si tratta, secondo Borrelli e Simioli, dell'ennesima figuraccia della soprintendenza. Meno male che Schumann non ha visto il parcheggio indecente realizzato all'interno del sito monumentale e utilizzato per anni da tutti i vertici amministrativi e del personale. Forse perché, dicono ancora Simioli e Borrelli, i soprintendenti hanno ritenuto, secondo noi, più utile far dormire il personale in macchina che davanti ai turisti. Arrestato un automobilista cinese in viaggio in turco, con 100 euro aveva tentato di corrompere i carabinieri che l'avevano fermato, scoprendo che il veicolo era senza copertura assicurativa e il documento della revisione. La rubrica accadde oggi con le curiosità e gli aneddoti dal passato. Vediamo appunto oggi. Agosto 1968. Truppe e carri armati del Patto di Varsavia invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. Ed ecco le prime parole di De Guzman a Napoli. Sono felice di essere qui. Saluto i tifosi. Non vedo l'ora di cominciare. Cambiamo sport, l'ambiente del basket partenope è in fermento, piace la Givova Napoli, rinforzata dalle operazioni di mercato del general manager Mirenghi, a incominciare dall'arrivo di coach Calvani. Il servizio. C'è grande entusiasmo attorno alla Givova Napoli Basket che ieri ha iniziato il ritiro precampionato ad Ariano Irpino, un entusiasmo dettato soprattutto dall'ambiziosa campagna di rafforzamento effettuata dalla società del sodalizio Balbimuro con la regia del general manager Antonio Mirenghi, che risponde così agli elogi che gli arrivano da più parti. I complimenti li dobbiamo fare a Balbi e alla famiglia Muro che mi hanno consentito di fare questo mercato importante, che ci ha permesso di portare a Napoli dei giocatori molto molto importanti, ma soprattutto i giocatori che avevamo scelto con l'allenatore. E Valerio Spinelli, lo stavo inseguendo da qualche anno e devo dire ho fatto leva un po' su quella che è la mia amicizia con lui da quando vincemmo la Coppa Italia a Forlì e la sua passione per Napoli, perché lui voleva tornare a Napoli e siamo stati bravi entrambi, insomma io con la mia pazienza e lui è stato bravo perché lui aveva ancora un anno di contratto ad Avellino, un contratto importante, e invece ha sposato il progetto Napoli. Senza dubbio la ciliegina sulla torta è Jackson, perché è un giocatore che, ricordo a tutti, l'anno scorso ha fatto 17-6 di media in A1, un giocatore inseguito anche da squadre di A1, sicuramente fare meglio dell'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati un gradino sotto i playoff, di conseguenza credo che l'obiettivo playoff è sicuramente alla nostra portata. Fiducioso dunque il GM Mirenghi e non è da meno il tecnico della squadra Marco Calvani. Le aspettative sono delle aspettative ambiziose, io sono ambizioso e quindi guardo a quello che è il massimo della possibilità nei risultati per quello che saranno le nostre capacità e qualità. Ad oggi, a mercato non chiuso e a campionato non iniziato, credo che il minimo che, per un senso di onestà che io come allenatore devo trasmettere a me stesso e alla squadra, il minimo sia quello dell'ingresso nei playoff e provare una qualificazione per la Coppa Italia. Dico provare perché lì il numero delle contendenti saranno veramente esiguo e quindi ci sarà grande lotta per poter entrare nelle finali Coppa Italia, però abbiamo l'obbligo di provarci, credo anche che ci siano le qualità per poter far bene. Il pubblico di Napoli merita assolutamente
quello che la società sta facendo, cioè cercare di dare un'identità sportiva nella pallacanestro che ridia ai tifosi quello che i tifosi sono abituati a vedere, cioè il pubblico napoletano ha cultura di pallacanestro perché ha visto una pallacanestro di alto livello, e quindi questa società sta cercando di ricreare i presupposti perché il pubblico possa riavere quello che non ha avuto in un recente passato. Il cardinale Sepe presiederà la veglia di preghiera con la comunità di Sant'Egidio per i cristiani perseguitati. La veglia è domani, giovedì, alle ore 18:30 nella chiesa di San Pietro Martire a Piazza Bonghi, Corso Umberto, ovviamente Napoli. Bene, questa era proprio l'ultima notizia. Noi vi ricordiamo per gli aggiornamenti il sito lunaset.it oppure su tablet e smartphone la possibilità dell'applicazione Lunaset Go. Per noi è tutto, adesso ci sono le previsioni meteo. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata. Bentornati da Paolo Corazzon, diamo un'occhiata al tempo previsto per la giornata di giovedì, giornata che vedrà ancora un po' di variabilità sull'Italia. Allora innanzitutto il consiglio che vi voglio dare è sempre il solito, cioè quello di scaricare la nostra app che vi consentirà di rimanere aggiornati ora per ora sulla località di vostro interesse. Bene, ma ora passiamo a queste previsioni. La cartina che vedete al mio fianco è una sorta di fotografia delle ore centrali del giorno, durante le quali ci attendiamo un'attenuazione della variabilità e dell'instabilità al nord e invece l'arrivo di qualche acquazzone soprattutto nelle zone interne delle regioni centro-meridionali. Tra poco entreremo nel dettaglio, come sempre cominciamo però dando un'occhiata alle temperature, valori minimi stazionari e particolarmente alti al sud, soprattutto in Sicilia dove addirittura in alcune zone potremo rimanere al di sopra dei 25 gradi. Temperature massime in lieve ripresa nelle regioni settentrionali grazie a qualche schiarita in più. Le zone più calde però saranno sempre quelle meridionali, con la Puglia in testa potremo sfiorare i 35 gradi. Bene, ora entriamo nel dettaglio della previsione. Dicevamo, quello che vedete al mio fianco è la fotografia delle ore centrali del giorno, con delle schiarite anche ampie al nord-ovest e in tutta la pianura padana, qualche acquazzone invece su Alpi e Prealpi orientali. Però al mattino vi segnalo la possibilità di qualche pioggia sul Levante Ligure, sull'Emilia, sulla Lombardia orientale e sul Triveneto in allontanamento. E a fine giornata, attenzione, torneranno nuovi temporali. Passiamo alle regioni centrali, dove la giornata inizierà bene, ma poi nel pomeriggio ecco spuntare alcuni acquazzoni nelle zone interne, sostanzialmente lungo la dorsale appenninica, ma con possibili sconfinamenti anche lungo le coste adriatiche, tra la Romagna e le Marche, fenomeni comunque passeggeri. Infine un'occhiata al sud Italia, dove il tempo nel complesso sarà bello, però con qualche nuvoletta in più rispetto alle ultime giornate. Al mattino sarà possibile anche qualche acquazzone in Campania e nel pomeriggio locali rovesci lungo la dorsale appenninica.